Salve prof, questo video è per lei. Salve prof, questo video è per lei per farle valutare la mia rosa del fantacalcio, visto che nei commenti delle sue live non mi risponde mai. Allora, se devo fare le cose devo farle bene. Salve prof, ci sono delle regole prima di partire. Allora, uno, cioè ci sono dei punti prima di iniziare a dire la mia formazione. Ci sono dei punti. Allora, il primo punto è che noi, cioè, siamo abbastanza bravi al fantacalcio. Capiamo alcune cose, però siamo giusto 3-4 persone che sanno abbastanza di fantacalcio. Il resto delle persone magari sono persone che hanno appena iniziato a fare fantacalcio e quindi non sanno proprio quello, cioè non sanno proprio su chi puntare, magari puntano sui loro giocatori preferiti, eccetera. E poi volevo dirle un'altra cosa, che lei è un grande, la stimo veramente tanto e i suoi video fanno godere. Allora, partiamo subito. Però c'è un altro punto che dirò poi agli attaccanti. Allora, partiamo subito. Allora, in porta sono andato calmo e ho preso Montipo a 6, che non è troppo, Turati a 2, cioè, anche se era squalificata dopo la bestemmia della prima giornata che mi ha fatto un po' arrabbiare, l'ho vista pure in diretta. Poi Christensen l'ho preso a 2, perfetto. Poi Bellanova l'ho pagato, iniziamo con i difensori, ho preso Bellanova a 7, che secondo me ci sta. Poi ho preso Bijol a 6, poi ho preso Cuadrado a 1, ho preso De Vrij a 1. Poi subito dopo ho puntato su Ebosele, che è un grande giocatore secondo me. Poi ho preso Poche, cioè in realtà ho preso il primo Poche a 22. Poi ho preso Romagnoli della Lazio a 20, neanche troppo male. Cioè potevo pagarlo di meno, però ci sta. E poi Malik Chau. Cioè, l'ho preso per forza perché la mia squadra si chiama Malik Chau. Cioè, proprio ciao, ciao con la U. Malik Chau FC. Poi, andiamo subito al centrocampo. E al centrocampo ho preso... aspetti un secondo. Allora, come primo slot ho preso Zaccagni, 43. Ci sta, non è pagato troppo. Poi ho preso Rangers, 30. E già qua si iniziava a vedere, si iniziava già a spendere il budget in vista degli attaccanti. Poi ho preso Churria a 7, grande acquisto. Ferguson del Bologna a 9. Dominguez a 5, cioè devo scambiarne uno dei due. Cioè, uno l'ho preso per scambiarlo. Cioè, ho preso due giocatori forti della stessa squadra, come Dominguez e Ferguson, e uno di sicuro lo scambierò per migliorare magari o una parte della difesa o una parte dell'attacco. Poi, ho preso Samardžić a 10, Kamada a 11, colpaccio secondo me, e Mandragora a 1. Che in una lega a 8 potevo prendere anche di meglio, però Mandragora mi piace come giocatore e l'ho preso perché ha fatto bene pure la prima giornata, se non sbaglio. Sì. Poi arriviamo al punto, cioè arriviamo alla fine, l'attacco. Allora, in attacco ci stavano questi due ragazzi che avevano da fare, ma non l'avevano comunicato sul gruppo. E quindi mentre stavamo facendo l'asta su Fantalab, grandissima applicazione ovviamente, prof, loro hanno lasciato tutto acceso e noi abbiamo continuato a offrire per gli attaccanti.
Povero, povero il mio amico che ha preso Beto a 20, se non sbaglio. Vabbè, Beto, grandissimo giocatore. E praticamente dicevo che questi due ragazzi non hanno fatto gli attaccanti e glieli ho messi io dopo. Vabbè, però non è che erano rimasti così tanti attaccanti. Un ragazzo era riuscito a prendere Kvaratskhelia, che ci sta. Allora, le dico il mio attacco. Cioè, sono andati dei giocatori clamorosi a uno solo perché rimanevamo in quattro. Uno che aveva ancora tipo 400 crediti per gli attaccanti e ha preso Chiesa a 110, 119, una roba così. Ed è pazzesca come roba. Io non l'avrei preso neanche a 70. E praticamente quindi rimanevo io insieme a questi altri due, a questi altri due ragazzi. Visto che loro io offrivo per i giocatori, e cioè loro non chiamavano nessuno e quindi ho chiamato sempre io, perché cioè, aspettavo 5 minuti, poi non rispondevano. E mettevo io, che ne so, magari volevano farmi chiamare a me. Io non lo sapevo che loro erano andati a mangiare o avevano cose da fare, visto che era sera. E quindi ho chiamato io e ho finito gli attaccanti. E ho preso come primo slot Victor Osimhen. Ero rimasto con 300 crediti e giocavo per Osimhen, offrivo sia io sia quel ragazzo che aveva ancora 400 crediti per gli attaccanti, che alla fine non ha fatto una buona squadra. Se prendi Chiesa a 119 sei un po' disperato. E praticamente ho preso Osimhen a 251. Sono un pazzo, sì. Sono un pazzo, lo so, però sono un pazzo. Lasciamo stare, perché Osimhen mi serviva per forza, però poi sono andati altri giocatori a dei prezzi folli, tipo come secondo ho preso Simeone, visto che Osimhen va in Coppa d'Africa, cioè sì, in Coppa d'Africa, e Simeone è andato a 22 crediti. Non lo so io come potevo finire l'asta se quei due ragazzi erano ancora online. E ho preso Retegui a 4. Vabbè, Retegui lo prendi a 60, non è che lo prendi a 4. E ancora ci stavano quei due ragazzi. Cioè, se ne sono andati proprio quando ho chiamato Retegui e me l'ha rialzato il ragazzo che ha preso Chiesa a 119. Allora, ho preso Retegui a 4. Poi come terzo ho preso Nzola a 1, che era l'attaccante che volevo prendere. Cioè volevo fare Osimhen Nzola, magari pagando Nzola a 40 e prendendo il resto dei giocatori a 1. Ma ho preso Nzola a 1 per mia fortuna. Poi ho preso Nico Gonzalez a 1, anche se è un giocatore sopravvalutato che va a 50-60 crediti. E poi infine, per concludere, il mio pupillo che ho preso in quasi tutte, no, sì, l'ho preso in tutte e tre le aste, o tutte e due le aste, è Almqvist del Lecce. Spero che la mia formazione le sia piaciuta. Le ricordo che questo era un fantacalcio a 8 con modificatore, con 500 crediti. E modalità classica, e quindi non so più che dire. Grazie di aver visto il video, se l'ha visto, e grazie a voi ragazzi per aver visto questo video, visto che almeno so che due o tre persone questo video l'avranno visto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Me ne vado a piangere nell'angolo visto che ho preso Simena 251.
Stavo scherzando.